Ma lasciamo stare, batti le mani. Una volta si cagavano addosso. Oh, ma alcune pensi ne chiudi, ne batti pure i mani. Sono arrivati i carabinieri. Ridono. Che c'è da ridere? Maresciallo, ci può fare? Due all'entrata, due all'uscita, dai. Subito, dai. Adesso sta bene. Eh? Maresciallo, due, Simo, ci siamo dall'entrata, come facciamo usciamo dall'uscita? Ha ragione. Allora facciamo così, tre all'entrata, tre all'uscita. Ah, vai. Così potevo fare, giusto? Vai. Vieni qua, vieni, sempre e due, Simo, ma lasciarlo, uno e due. Ehi, due. Ehi, gli ordini non si discutono, forza. Gli ordini non si discutono. C'è beh sta cosa? Ah, mo te scascio la da mano. Ah, mia. Non è mano pistola, hai capito? Ah, sì. In dotazione alla tribù? Sì. Tanto oggi oggi, te vuole mettere in malattia, stato dico già, sai, ma lasciarlo. Ci capito. Ammazza che pistola. Scusami un attimo, sai? Che tegno? Qui sta pure in dotazione, va bene? Sì. Lo cappetto. No. Gesù Cristo. Vieni qua, lo lasciamo, grazie. Ma via di gradi. Hai visto? Incarichi speciali? Sì. Stendi in roba. Vabbè, comunque qua, poche chiacchiere. Quando vi mando in missione... esigo verbale scritto. Lo saccio, maresciallo, lo saccio, però le cose che ho visto in giù da casa io non voglio manco con le... Il protocollo richiede verbale scritto. Lo saccio, capicollo dice così, ma io non voglio dire certe cose. Ma maresciallo, guarda, veramente cose da farsi proprio. Verba volant, scritta mane. Certe fiate io. Io mai, maresciallo, sta cosa. Però, da cosa abbiamo visto non la potevo dire. Le parole te le porta al vento. Tocca scriviti. Ah. Dobbiamo io non verbalizzare. Maresciallo, sono arrivato, dai. Sono giù da casa. La moglie era acceso marito. Lo casino fatto. Vabbè, c'è bella, la prima fiata che la moglie è acceso marito. Il modo di come l'ha acceso. L'accanimento che ha tenuto, maresciallo. L'hai tutto corteggiato, 30 fiate. L'ha sventrato, l'ha levato gli interiori. L'occhio l'ha bruciato. Una pazza sanguinaria. 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 Sì. E la motivazione? Caraccia qua d'un terra, in sua cugina, in passato di voi. E buono lì di restata? No. E ci sta aspettando. Una casa con suga! Così lo voglio! Va bene, diciamo che questa ve la passo. Altra situazione. Ordine settimanale, viva, 4 giorni in caserma, 3 fuori. Quattro giorni in caserma, tre fuori. C'è facile. L'albergo è la caserma. Hai ragione. Prima o poi te la dire, Marascia. Forza. Io tengo un brutto vizio. Non è che ha giochi d'azzardo? No, ne dei vidi brutti, così no. Non è che va a fimene. Manco. Non è che bivi? No. E allora? Mi piace che faccio i safari. E non te droghi come fanno là di. Che su sta cosa, quali safari? Tieni a casa, chi ne ha detto febbre? Ah, perché gli sai pure? E allora, comunque, ah, sì. Collega mio, come faccio lo so? Ma adesso guarda, più grosso è l'animale, più io lo c'ho. Cioè, ti vai a sti safari, ci di l'animale. Sì, più grosso è e più... Hai capito? Più soddisfazione. E tu li faci sti safari? In Africa. Cioè, tu li 3 giorni che manchi, va bene, dall'Africa? E un giorno con Bauco, un giorno che faccio safari, dai, un giorno che torno, no? Dentro parti, da Torre Pali? Sì. Ah, c'è l'aeroporto, dai, no? E me e voi ti invece facile. Maresciallo, però sta piata da critime, non sta 10 giorni. Addirittura. Ma c'è un paurato. Beh. Ma una storia, guarda, ma non la sa manco dire. Ma ti avrezzi voi? No. Sta camminando in una giungla, no? Sì. Ma era una giungla, come ti ho spiegato, Maresciallo? Una giungla, caparia, una giungla, proprio. Viva, una giungla e una giungla. Ma non è che devo sbagliare. Mentre sta camminando, c'è questo cespuglio che si muove così. Oddio, un elefante sta essendo. Un rinoceronte. Può essere un leone invece, Maresciallo. Un leone con una capotanta! Poco! Mamma di così lo porto in Italia ricco divento! Taglio sparato, chiun si è spostato! Taglio sparato, chiun si è spostato! Un animalone di quiddi che si tenne a velocità, possiamo 10 metri, 7 metri, 5 metri, non metri, quando stia faccia con mia, Alessandro! Mi ha guardato con gli occhi di leone, Alessandro, mi ha guardato! Un leone dei occhi di leone, ah sì. Allora vedi sotto di voi. Gli hai fatto una cosa, gli hai fatto, come spiego, ecco, come gli hai fatto? Gli hai fatto. Ah! Va bene questa cagata io. Non t'hanno muoi che ti ho fatto ah! Un po' sporco. Io l'ho lasciato. Tutta l'aria sta qui, no? Meno male che la divisa è nera. Va bene, va. Scusate un attimo.
Ma scusa, non hai detto col telefonino? Pronto? Meglio, maresciallo, lo puoi salire, ma cazzo. Buongiorno signora, sì. Suo marito è con me, sì. Una moglietta? Sì, sono io che proibisco loro di portare il cellulare. E sì. Tra l'altro questo è il cellulare, sì, il servizio. L'accio. Ma non l'ha detto che non potevo dire? Ah, è un'emergenza, lei vuole parlare con suo marito perché è un'emergenza. Signora, si figuri, c'è un'emergenza. Non capito, ma già capito, ci vuole. Emergenza, qui alla vista. Sì. Jessica? Come l'ha chiamata? Jessica. Tim? Jessica. Allora ne sono piaciuti i fiori a mamma, da? Ma... Vabbè, sono crisantemi, a me. Sono crisantemi, mi ha regalato la sopra. E la torta con la cosa di pasta di mandorle, ne è piaciuta? Vabbè, la torta. Vabbè, è diabetica. Diabetica ne è regalata per quando l'emergenza. Va bene, ci giega ora, ciao, chiudi il discorso. No, 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 ho bianco e non colore, come no? No. Taggio tizio che ho bianco e non colore. Non mi credi, no? Ma faccio su giù Marasciallo. Marasciallo, che bello, e dì una moglie che ho bianco e non colore, che non mi credi. È una cosa del signora, fatto. Sì. Lei mi chiede se il bianco è un colore. Sì, signore, il bianco è un colore. È risaputo, eh. Lo so, mi dispiace, lei non vuole dare ragione a suo marito, però il bianco è un colore. Ah, non si preoccupi, no. Vuole parlare di nuovo con suo marito. No. Torna. Testaccio. Ha visto che ho bianco e un colore? Mo ci vuoi. No, pure un nero e un colore. No. Un bianco e un colore e lo nero e un colore. No, perché è nero, ma non è colore. No, 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 no. Ma signorante, proprio, senti. Non si sciota la scuola. Ehi. Mo faccio su di oro video che ho... Ah no, video è scemo, non capisce niente. Vabbè, faccio di Marasciallo. Le cazzo. Signora. Sì. Sì, signora, mi dispiace contraddirla, ma anche il nero è un colore. Hai detto, sai? Lo so. Il bianco è un colore, il nero è un colore. Se ne faccio una ragione, signora. No, non si preoccupi, nessun disturbo. Ma è... Vuole parlare di nuovo con suo marito? No? Marasciallo, quanti colori sono? Ma tutti di che allora hai visto, no? O bianco è un colore e lo nero è un colore. Oh, quindi a televisione a bianco e nero, guarda giù ricalata, è a colori. E chiudi, chiudi, non chiamare. Poi io sono uscito, Marasciallo. Mi ride mai. Mi dici a moglie, che questa è l'ultima fiata che mi chiama. No, guarda, ma guarda io qui da filmano. Ma c'è razza di domande fai? Che? Ma. Guarda, facciamo avere un erboso, meglio che ci femmina, secondo me. Sì, sì, no, no, che ho visto femmine minate le tene. Oh, minate? Meno male che la ricordo, guida! E io perché te pensi che la mamma mi chiede il permessino dalle 8:30 alle 9:30? Guido? Ah, no? A me mi dice che avere che tocca passare facendo una visita, sempre. Sì, sì, la visita, visita. La visita medica. Ma hai visto? Come adesso? E come faccio una la visita? Domenica di femmina? Domenica di femmina. Oh, due metri di fimmina, numero 70 di anche, numero di due metri di fimmina. Fulmine 30 centimetri di bustina. Sì, la capora guida. Guarda, Marescia, mi ha già portato alle case di mare. Tedesca, tedesca, te guida tedesca. Addirittura. Una statua, bella, quando si è spogliata, si è messa sul tuo letto, dico oddio, ma ci ho spogliata un secondo, sono uscito 2 minuti su, sono alt, dicendo. Come ti ha detto? Alt. Idra mia, capito? Ma in tedesco l'italiano te l'ha detto. E tanto è uguale. Ah sì? E vabbè, ma altri di carabinieri lo dicono. Lo saccio. Noi in Germania fare amore solo se essere vento. C'è un vento lì? Minchia, allora non ha fatto niente. No, gente, io lasciavo una firma di guida e dai così mi lasciavo. No, 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 no. Con la ucca facevo vento. Sì. Entox, 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 entox. Va bene questa fatta? None. E tu noi in Germania fare amore solo se essere vento e pioggia. C'è pure pioggia? Pure pioggia, lì, sì. Hai 50 giorni che non chiove. Ah. Vabbè, allora non ha fatto niente. No, oh, sono uscito in un bagno. Ha giocato la padella, la giochina d'acqua. Questa mano, stupa, vedi, pioggia, ping, vento. Pioggia, ping, vento. Pioggia, ping, vento. Va bene, questa fatta? Non c'è magna a fare amore, solo se essere vento, pioggia e lampi. Vabbè. C'è pure i lampi lì. E allora non ha fatto niente. Sì, guardato sulla colonnetta, non c'era un bacio. Allora. Questa ucca di vento, questo pioggia, pin, e questo tic tac, tic tac, vento, pioggia, pin, tic tac, vento, pioggia, pin, tic tac. Va bene questa parola! No, ne. Ha detto noi in Germania fare amore, solo se essere vento, pioggia, lampi e tuoni.
Pure i tuoni, Olia. Tuoni sono io. Allora non ha fatto niente. Ha già guardato il re, non c'è l'armadio. Ci mi è venuto in mente. Allora questa cucca di vento. Visto che ho già tacchi, e questa anche ho già... Vento, pioggia, tigre, tacchi, vento, pioggia, tigre, vento, ma vedi quanto ha fatto? Ma ti ha quello cazzo di fare tempo, dai, dimmi la firma, no? Va bene, dai, viva, per una persa, 100 che se ne trovano, ma poi rallegriamoci, è arrivato il grande giorno. Lo stiamo accompagnando, Provi! Ah, mi vieni di! Cioè, che è successo? Sta dietro il permesso speciale, dico che sta arrivando il grande ma giorno. Ma non fare ogni ordine, non fare ogni ordine. E c'è cosa? Come c'è cosa? Si scegli così il carabiniere. Scegli. Hai un anno, sta ci porti la capo. Mi devo sposare. E manca una settimana, bello mio. Ma lasciano un anno come porta con la macchina di servizio, con su chiome bomboniere. No, con la macchina di servizio passavi, ne puoi guardare e poi ci viene con la macchina mia. E comunque, dai. Sai, no, ma lasciato, era preparato tutto, ristorante, un parroco come nuovo giorno, tutto. Partecipazione, invitati tutti qua. Arriva la settimana passata e ci dobbiamo lasciare. No. Ha capito? Ci dobbiamo lasciare, ma l'ha saputo. Queste cose succedono, no. All'ultima settimana, vedi, una settimana non è mai sposo. E sta rimando. Non tieni coraggio, lo dico a tutti gli invitati. Provi. Ma ti l'ha detto a qui della deduzione miliardario? Ha ragione. Non ha detto. Me? E me è mozia mia. Canne. Ringo lo zio miliardario, vieni. No, ci giocariti. Cosa facciamo? Ridiamo delle disgrazie altrui? Ma lasciarlo, meno male, la signoria di questi problemi non ne deve, lo sai? Allora. Un po' di solidarietà verso i colleghi. Ti ho visto ieri, io lo Chito, ma lasciarlo, ma ci giocariti? No. Ma lasciarlo, sta cosa? Ah, dice, bene. Io tengo l'occhio di Fauce. Tan. È vero, ma lasciarlo. Ehi, acqua in bocca, eh? No, ma lasciarlo, ti giuro, non lo dico a Ciuvetti che sta con la tabaccara. Oh, mo da dito acqua in bocca! Dilli cucchiuda, per favore. Acqua è corretto, sta tabaccheria. C'è il servizio. Non le da sapere nessuno. Non le da sapere. Ale. Però, vabbè, che sì. Film non è no, no, che donna, una donna elegante. Ma ti è vissuta, poi tutto un cuore è comprato. Una donna. Ma poi io non l'ho mai vista una io. Una donna stupenda, una donna elegante, giunonica nelle sue forme. Ci teniamo la via questa. Affascinante, ma rovina, donna, una. E i musi dell'appano. Oh, ma io all'inizio non ci facevo caso. Apriva piano su più le sigarette, vira via e mi faceva. Sì. Come ti ha fatto per lasciarlo? Sì. Beh, perché si viene di musica, ti parlava così, no? Minchia, io ho detto sigarette. Vabbè, tagliate. Mo' te una casacchina, devi venire a contrabbanno io. Ma babbato. Sì, no? No, è in quella cosa che... Ha detto, come faccio coraggio. Tocca la porta, no, tocca la porta. La devo invitare, la devo invitare. E l'ha detto? Tu sciuto, voglio dire, ma anticipato un torno. Perché non andiamo a bere qualcosa? Facciamo un happy hour. Mano mia, pure tedesca. Come t'ha detto? Perché non andiamo a bere qualcosa? Facciamo un happy hour. Sorry. Allora, non ci capito più niente. Siamo giù di allubarni, infatti, a friccio, a ciuccio. Ci piace il coraggio. Sì. Mo' la porto a casa. Non ci fatto in tempo, un torno, ma anticipa. Andiamo a casa mia. Mamma mia, io da tia. Ma non contava strano, ma Bagnoli, è una cosa di chiù, Bagnoli, casa sua, una cosa di chiù. Ma? Musica d'atmosfera. Atmosfera? Luci soffuse. Soffuse? Questa cavanza con una vestaglia di intimo pizzo sangallo. Capure che è stato Zurigo, ci tenete. Cazzo. Giunonica nelle sue forme si insinuava, si avvicinava verso di me. Mi ha abbracciato. Mamma mia. Tre mesi in trastanza elettrica. Tre mesi? Ecco perché mancava. Hai malattia da viso, Ehi, è mesciuto l'occhio sulla colonnetta, c'era la foto di un mascolo. Un marito. La stessa cosa che ho detto io, dico, minchia, pure una sposata. Ah sì? Non era lo marito. Un frate? None. Un zio? Un cugino? None. Un nonno? None. E c'era? Qui da prima dell'operazione.
Oggi ho capito che ci c'è che dire te chiui. Te chiui la dia proprio. Perché non andiamo a cosa mia? Sì. Gianni e Pinotto. Allora, te va buona solo perché sei arrivato prima al concorso, capito? Ci hai fatto? Te va è buona solo perché sei arrivato il primo al concorso. Io sono arrivato primo? Primo. Madonna. Allievo sottufficiale. Questo che è quello? Bravo. Bravo. No. Noi abbiamo bisogno di gente valida, valorosa. Valorosa. Però dobbiamo effettuarti un test psicoattitudinale. Procedi, collega. Ci può fare, scusa? Un test psicoattitudinale di valutazione. Che cos'è sta cosa? Ma qua è da giù fare o... Ah, qua è chiaro, la fare domande, dai, forza. Ma mi servono le accessi. Le domande. Ah, madonna, o un test psicoattitudinale. Allora, dobbiamo procedere al test psicoattitudinale. Non è capito che ci devo manco fare. Manco io, gitto, poi. Nome. Ma pensa, senti, come stiamo sempre insieme? Ehi, Ravito, per farci domande ti rispondere. Rispondi accuratamente alle domande a te poste, per cortesia. Forza. Nome? Roberto. Cognome? Ravito. Numero di matricola? 79 GL. Sesso? Ogni tanto. Cerchiamo buoni. Dunque, in questa caserma noi esigiamo puntualità, va bene? Bravo, puntualità. Alle 8:30 primo, alle 8:05 stare qua e dire, puntuale. Puntuale. Alle 12:30 chiudiamo. Ecco. Accela primo? 8:05, aggiù stare qua io, alle 8:30. Accela chiudiamo? 12:30. Bravo. Allora, per continuare con il test fisico neurale... Sì, però io prima può continuare tutta questa cosa, no? C'è una cosa che voglio dire, che non sapete voi. Sì, perché io non mi pensavo mai che io arrivava primo per lasciarlo, però... Capito? Un'altra notizia. Sì, no, non sai cosa è? Tengo un piccolo problema fisico per lasciarlo. Fisico? A mano? Dico a mano perché... Ma no. Vedi, la pistola? No, manco. Non sta a capisco, capito? Tengo un problema di sottostanti. Sottostanti. Chi sono i sottostanti? No, Sasha, non è manco italiano. Ma lasciala, ti fatto incidente, ma non gli fate palle, come dai a dire? Siamo ben nominati, carabinieri senza palle, ci facciamo? Scusa, io, ma lasciala, non pensavo mai io che arrivavo a vivere. Ah, no, il cervello ne può mancare, no, le palle, Il cervello ne può mancare, non le palle. Ma ho capito, mi hai detto già, però... Animali io. Vabbè, però venite di me incontro, io dico. Stefania incontro, un trattore io devo incontro. Ma anche te mi difendi che si collega a me. Mamma, guarda, va bene, allora, devi intimo un anzio computer, no, Alessandro? Vai. Guarda, non c'è bisogno di palle. Grazie. Vai. Alle 8:30 primo. Alle 10:30 vedi. Vai. Alessandro, scusa, ha detto 8:30, 10:30. Se c'è? A noi delle 8:30, le 10:30 ne grattavo le palle, tu ci vieni a fare, dai. E comunque, adesso basta scherzare, andiamo a prendere il cellulare, forza. Vai. Ma tu vado, devi sottocarica, io non lo porto. E non ce lo scarico. Questo è il cellulare, dopo più cellulare. E toccare a casa lo più. Provito, andiamo a prendere il cellulare, forza. Ma lasciarlo a caso degno sottocarica, come faccio per lo più? Lascio dal servizio, vado. Il cellulare, l'unità mobile, il mezzo dei carabinieri, la macchina. Oh, la macchina, non capisci niente. Ma perché Dio sapevi? Capisci niente. Dai, modulare, se sei studiato a fiamma, Dio. Muovi. Viva. Sì. Dammi una cortesia, no? Va prima a me. Ti do 5 euro, va prima le sigarette, per favore. Ma vado a baccare? Sì. Ehi. Sì? Spiritoso. Sentimenti chiunanti, c'è pure l'edicolante. Davanti 5 euro, mi vedi i giornali? Sì. 5 sigarette, 5 giornali, 5 giornali, 5 sigarette, 5 sigarette. Maresciallo? Sì. Mi ho dimenticato, no? Mi sono dimenticato. Pur signoria? Viva, tu come hai detto? Mi ho dimenticato. Allora, mi sono dimenticato, oppure meglio ancora, io ho dimenticato. E ci hai dimenticato, maresciallo? Io niente, tu non c'hai pieno, dai, forza. Mi ho dimenticato. Qual è il suo 5 euro per un giornale? Qual è il video per le sigarette? Che tanto mi ricordo. Viva. Ma tu sei fessa? Non picca. E Sile da sta cosa la sape? Sì, ma la sape, sì. E non ti ha detto mai niente di Cristiano? Ragazzo, con forza domanda ai carabinieri, ci vedo a te. Fuori. Vai, un po' d'arresto, giù, tutti qua, dai, faccio, esci qua.
vieni, mamma. Ai, ai. E sapitiamo qua. Ai, ai, ai. Cara, compare Rosina. Sì, sussuta, hanno picca, con sguardo, non sai. Ma, vieni, sempre su, l'angio a casa. Marito, da, è subito dell'ospedale. Bravo, questo. La giustaglia, ascio tu pisca. Va bene, un saluti quando torna. Sì, ciao, comare, ciao. Lo connoto contento. Che cazzo ha piscato la puttana di mamma Sestura? A me se stia con la moglie. Ehi, dono nessuno ancora. Sta tarda, ehi. Ti tarda cosa non c'è? Cosa non c'è? Anzina, hai tardato stasera, Anzina? Sì, hanno cazzo guardare. Gesù Cristo mio. Tu è asciuta. Mi face come esprimo questo e poi non c'è di maledetta, sempre così mi face. Se stiamo nello frisco che face caldo, mamma mia. Ai, ai, ai. Sina! A qua è stato, Sina! Ci siete? Sì, a Bologna su! No, Bologna, sei arrivata finalmente! Facci aspetto! Sì. Quanto tempo, no? E ieri sera! Bocca la Cesira è morta, parebbe! Tu, ma te l'apparecchio, che sa studiato! Ci ha detto? L'apparecchio, tu, ma te sa studiato! Torna, sa studiato, lo cabano giusto! Mannaggia, non riesco mai, non riesco, bau, sai? Mannaggia la ricchia! Meno male che tegno vista, buona! Santo Marco si è azzeccato su Tarazza a Santa Lucia, l'hanno fulminata. Dai, mamma! Sa, 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 prova, prova, sa, sa, si sente, si sente, me senti? Tutti i piedi di salve, ha disciatati. Salve Regina, Madre Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. Salve. Mena, mena. Oh, è tardato questo, come vedi che è tardato? È giù tardato perché mo se ne è sciuta figlia, ma Natascia. Ma non ci sta fatta bella. Bella. Mamma mia. Bella, mamma c'è cauto capace però, no? Mamma mia. Bella, non per dire, ma tutti me la vantano, guarda, sì, è vero, sai, è vero, bella vagnone, poi educata, brava, a modo. E sape come si comporta, capisci me? Educazione che non parla da famiglia. Certo, no? Certo. Buona data, dato una bella notizia oggi, che perciò sì. Giù tardato. È plena. Ci hai detto? È plena, tipo. Ah? È stato interessante. Ah, sì, sì, è stata interessante la notizia, allora. Sì, sì. Ha trovato fatica, ha trovato. Ah, sono contenta. Pure noi siamo contenti, sì, pure noi. Bravo. È una bella fatica, ha una grande azienda, Titto, sì. E poi il padrone come la tratta? No, l'ha pigliata a cuore proprio. Visto, che fortuna, vedi che fortuna, sì. Dopo 15 giorni che ha cominciato con fatica, già ha aumentato lo stipendio. E si vede che si merita. Voglia, sì, sì. Ma poi dice, come la tratta, come si comporta, la porta tutte le sere a cena. Nattate, pellicce, gioielli, la porta sempre in vacanza. Ma come cazzo questo? Nattate la macchina. Sì, sì. Li face tanti regali, guarda, sempre te paro, sta, pensa che per quanto si preoccupa per Ida, ogni sera che guida va sicuro che Ida va a dormire a casa sua, sai. No, 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 siamo contenti, perciò a giudire, sì, sì. E fiata, fiata. Uno figlia mi fa già zoccola, ma io non sono contenta. Thank you.
mannaggia un capito. Meglio! Ci ha detto? I figli, figli, non sono contenta di figli. Ah, ti è sempre con questi figli là e ogni fiata tiene una cosa da dire. Ma che te fanno di vagnolizzo? Che te fanno? Ti dicono che te fanno compagnia quando ti fai grande. Sta compagnia te fanno! Tia, non lo sai che i figli sono il bastone tra le ruote della vecchia. Ma capo non scasciavo il bastone io. Un grande mio viene, dice dopo l'ora e se ne va. Ma non vuoi con conti? Ma state 5 minuti anche con la mamma tua a casa? No! Se non uscire perché sa squagliare, fai uscire la moglie, ma la dime quella squagliata! La dime! E come si dice, eh? Ti racchiui l'upilo te non sarto, no? Un piccino non ci viene proprio. Ma non ci vengo che sta fatico. Non ci vengo che sta fatico. Ah, e beh, se fatica tu, vagnone, c'è voi. E ci faccio prego della fatica del dominato. Ah! E fanciulli impiccati tutti, tu primo fino all'ultimo, annessi e connessi. Mena, 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 Norda non è una brava cristiana. Alta per cannazza! Aggiunti sei io, con le ricche me. A dove stai? A da mamma da? E te paria? Come te paria? Come te paria? Ti ha già tenuto 9 mesi in traventa. Lo tenia sul stomaco. E muoi pure lo tenia sul stomaco, ma dite moglie che fanno un culo di noi. Quindi ha trovato la fortuna sua con se sposa figlio. Ma certo, ma quando ti trovi un mucculone di quindi che lo puoi comandare con voi. Io non ho mai potuto comandare in vita mia. Sua prima di 10 figli. Sì. Ma non nascei io, la mamma mia mi dice città non rispondere, la si piccina. Sono nati fra di me, città non rispondere, la si grande. Ma ti ho sposata e marito, ma Gitta non rispondire che si filmano. Muoi Gitta non rispondire perché sono vecchia e quando cazzo arriva odorno ne ho. Mai. Mai. Tutte così stiamo. Bologna mea, non fare conto che pure io la tengo le croci meglio. Una croce grossa proprio porto, è vero, guarda. Ti l'hai con le figlie, con tutti i sgraziati di marito, ma guarda, c'è bulia, il signore con me perdona, c'è bulia, scusa lo porto. Non dire così, ne? Ma io l'ho già perso 30 anni in reto. E saccio io che significa che stai sola. Che significa? Che ti friscato? Guarda, non lo sopporto proprio, non lo sopporto, guarda, sempre a rete un aggiustare. E ci te faccio comprare, non conta, non muce, c'è faccia, c'è te che non faccia a dire. Guarda, fuggi delle capo calate, si dice, e già è vero, e già è vero, guarda, sempre di rete, sempre. Se sonna sempre una cosa, mo ci sta sonnato ultimamente, che vuole seguire un pino lo zurro, dai. Quale pennolo? Quello dell'imprudenza. L'influenza? Ah, sta buono, era buono, ci riveliva la freve forte. Come ti spiego? Quando il mascolo non la face più? Ma io sto a cuore. Ah, ma non capisce questa? Un macchinario non le funziona, te! Ah, il culo protiene! L'impotenza! Quello, sì. Guarda la Edda, come sa, eh? Ah, questo è lui compare Pascalino, via casa si piace. O le funziona ancora, allora. Maledetto, maledetto. Ah, questo casi. E come un giorno se ne via poi? No, 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 mai si c'è una mezza se via. No, 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 sì. Ehi, che ci non sta pensando, non fagli l'affetto che fa. Che non se la piglia per da cosa? E allora? Mezza lì basta, quanto che non si piscia le scarpe quando va in bagno. Oh, mamma. Disgraziato che dico, date, c'entralo tu buco, dai, niente. Tutte ma sempre pulizzando sto. No. Mamma, mamma, mamma. Comunque, ti sei piaciute cose, ti a letto, cerca così precauzioni, no, sai? Che allora le uso le precauzioni, sì. Aggiungi sulle sbarre con un cascio, no? E se no, sempre in terra va. Io certe cose mangio pure riscordata, che sono la sua casa. Sì. Anzi, non ti mangio pure.
Bologna? Insieme. Te posso fare una domanda indiscreta? Punta. Però ma dire la verità. Una fulmine punta. Ma ti l'ha provato mai l'orgasmo? No, io con lo dascio con un po' di... E ci ho mangiato. Ma sì, buono, sì, sì, buono, è buono. Vedo, sì, 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 va a lavar robe, va. Ma sa zato niente? A detta, a detta. A giusta, Buonasera, detta. Ui. Mamma mia, c'è faccia caldo. Ma non lo senti? Gesù Cristo, mio. Mi curca in novembre, mangio zara all'agosto. Ah, sì? Sti cazzi. Ai. E meno male che non tengo un pallone oggi. Ah, sì? Tenta, come c'è l'uomo? Mi divorciano. Tocco. Ma devi spugnare. Ehi, io per una cosa era venuta. Dimmi te. Per una cosa era venuta. Ci si ricorda che c'era venuta. Ed è Alzheimer. No. Non è che per chi sa tenere una cipurda che ci fa la bolognese. Ha sussuta in tracredenza, mi pensava la tenia, non tocco, non la tengo fino. Ma allora, ma te a sua figlia le tengo un chissà. Ti pigli perché ti serve una tetta, sai? Sì. Tetta bolognese, mangi buono oggi, Non è per me, se arriva figlio malo grande dell'università. No, qui d'universale. È tutto. C'è bravo, tu cagnone, c'è mi piace, sempre mi è piaciuto. Fatica, studia, lava, stira, bravo, bravo. Non mi mangia. Non mi mangia. Questa è la croce, muote tutti. Un grande mio, ci fa dire. Guarda come sta combinato. Ma... la moglie, quella spagliatura. A posto nella cucina. Bella. Una bocca. È già contento, Ido. Sì, ne? Ido è contente. E perché c'è sta cosa? Mo? Dice, no, l'altro giorno mi ha fatto 4 salti in padella. Figlio, ma è bravo. Mi ha fatto un bello regalo. Ah, chi ti ha regalato? Ha regalato un golfo dell'anno. Sì? Tutto pilo e pilo. Bello. Io non lo cangiava con niente. No, facci buono, è bravo, te dico, è bravo. No. Ma, tabao, se no non mi coglio più, sapete? Vane, tetta, vane. Ehi, non sguariate che sta a cangia tempo, sapete? No, facci tanto caldo, come? C'è bella la tetta però. Ma che cazzo di tipologia? Ma quando ride sempre come ricca. Sempre bella rimasta. Sì, porta anche dopo l'onda. No, anche dice l'anca, maledetta l'anca. Ma quando le guardi di vicino pare che si c'è sotto in c'è grotta di Castellana. La mia. Comunque tutte le fortune sono della dei. Percemo. I figli le hanno regalato un golfo. Oh, mena. Perché il telefonino che te ne diano te l'hanno regalato i figli tuoi. Allora, prima i soldi innanzi. Poi è arrivato il telefono. Vabbè, un pensiero conta, no? Comunque ho visto che si pratica con l'usi, pratica, no? Pratica. E squari dai, no? Duomo studio, striscio, bravo, 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 sì. Mio figlio mi ha impurretto per me su Facebook. Per me su Facebook. E perché non viene con la macchina? Ma c'è ignorante. Ripeti con me, Facebook. Ma già dire che era stancante però. Ah sì? Ui. È vero? Era scena, guarda, ogni giorno 15-20 fiate al municipio. No. Ma e perché c'è sta cosa, scusa? Ma quando domava chi si è scritto, hai due amici in comune. Tre amici in comune, io scia alla comune e non ce la giovedì. Ha fatto una fiata, due, c'è una parte con l'eva, non è? Ha fatto buono. Scherzo era quello. Ma che scherzi la fanno, guarda. Ma se li zicco qualche fiata. Guarda. Chi è te? La testa. Aggiustai la testa. Aggiustai la testa. Non la trovate di buona testa? Ah? Non la giù? Ma la mia ci conti poi. Io per una cosa era venuta. Dimmi detto.
per una cosa era venuta. C'è cazzo era venuta io. Ah, sì! Non è che per chi sa deriva una bottiglia di salsa che ci fa la bolognese? Ha vissuto in credenza per pensare alla tenia, non tocco, non la tengo fino. Io devo da cattata la tengo io, detta fresca, l'abbiamo fatta settimana passata, ma è periodo di salsa, no? Sai, sotto sotto scala sta. Via quella che ti serve, però ne servite sulla, sai, tu fare mezzo che mo sta messetto. No. Oggi arriva fino allo grande dell'università. Sì. Bravo, Vagnone. Bravo. Ci studia all'università. Non saccio con mare, vedo dice legge. Dico, leggi, dice, che cazzo saccio io? Io sa fa con scrivo. È leggendario allora. De tutto. C'è bravo, sempre mi è piaciuto il Vagnone mio. Sì. Mi piace, sì. Ha fatto un bello regalo. Mi ha regalato un bello collo dell'anno. Tutto pilo. C'è da giudire, io non lo cangiavo con niente. Ma ci cazzo vuole col fumo? No. Ma sta bao, se no sguagli, non spicci questa bolognese. Vane, detta, la bolognese è longa. Saccio. Ehi, non sguagliate che sta trona, sapete? Dai, vero? Mamma mia. Fate io le robe spase pure da fuori. Speriamo una canottrona. Senti, ma chi è la pagata? La spazzatura? Gesù Cristo, mio, non mi toccare sto raffianello, per conto. Tanto per l'anima te ne morti. Che ha fatto? 500 euro giù pagato per spazzatura. Sei sciuta buona. Che era saputo che vale tanto, non l'era minata io. Me l'ha tenuta a casa. Sì. Io non tanto da cosa mi dà fastidio quanto cupaco giù cannolo della televisione. Guarda, paghi e non fanno niente di bene. Niente. Ma ci mi dico io, i pacchi, l'eredità, maresciallo Rocca ogni tanto. Io segreto la vita, le cause, la mano e me telegiornali non me ne dico proprio più. Perché? E c'è di obbedire. A moglie ci sono marito, marito ci sa moglie, zita. Ah, per il culo, e chiù lo dicono e dai, chiù si imparano i cristiani. Andai se stupiscono. La giugiorno parlavano della donazione degli organi. Donate gli organi. E ce li regalo gli organi miei, che cazzo rimangono? Mi servono a mia. Veramente, con l'apparecchio nuovo, come ti trovi acustico? E 11:30 sarà assunto. Donna, sei studiato? Sta studiato, intorno, tu, madre! Ah, signore, niente, sai, non funziona, ma aspetta, bicio, qua i vedi. Sa, prova, si sente, me senti? Tutti qui di 200, dice da te. Torna qua, stai, mamma mia, l'occhio sta mi svuotando. Chiede? Ma te, sta sempre. Ah, sempre questa. Io, con Mari. Non saggio se ve l'ha chiesto, io per una cosa era venuta. Immediata! Non è che per chissà tenere un chilo di carne macinata che ci fa la polonese. Se sono entrata in credenza mi pensavo la tenia, non tocco, non la tengo filo. Ma questa non tiene un cazzo? Detta, senti, ti trovi fortunata, la domina che ci fare dopo il petto. E l'hai raccattata la carne macinata, io te davo e poi dire... Bocca. Sì. Che oggi sta arriva figlio malogrande all'università. Ma ha fatto un bello regalo. Sì, è un golfo. A chi ci te lo disse? Chi è la fessa? Può essere. Ma è un bello golfo dell'ana. Tutto pilo. E ballamo a Macarena. Comincia a camenoia, figlio da mia. Io non lo cangiava con niente. No. Ma sta pausa, non mi sguagliava troppo. Ehi, ma non sia, è stata in lampa, sapete? Ai. Io sta cucina, noi ci mangiamo. No, io basta degno di ieri, la scarfo sta buona. Io do fisetto nel suppo. Se no faccio metà un poco di bolognese, Ida. No. Me suppo, do fisetto, mi introbicate giardiniera, moglie di Paparussi
E stavo super che buono. Ma sola sono tu. Ma ci cazzo aiutare conto io? E io? Sia che stavo sola. Ma... niente, mi mangia, non mi mangia niente. Guarda. Non è? Sempre settato giù di vano stai. Non mi pensa proprio. A proposito di mangiare, l'altro giorno abbiamo fatto 50 anni di matrimonio. Ma gentile, se cazzi dentro casa. Piatti che li scasciavano capo, erano. Comunque, dopo che abbiamo fatto pace, ha già detto, non mi porti il ristorante del donimo sposati 50 anni in reto. Ed è aperto ancora? Allora, è aperto. Sempre qui di sotto, sai? Sì, 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 tutto lo stesso è rimasto. E me sa, pure un pesce dentro la vetrina, sempre qui di sotto. È buono però, fresco. Sì, no? Fresco, ma sì. Ma è più fresco di quello. Fresco proprio, congelato, che è morto, no? E niente, insomma, abbiamo pigliato le stesse cose del giorno. Non ho visto. Io si è pigliata l'orata, da vetrina. E io ho brodo di purpo. Non l'ho sentito mai. Solo già lo fanno. Che 50 anni in reto era. Bello, solito era. Sì, no? Sì, insomma, me l'hanno scarfato. Bello, me l'hanno portato fumante. Beh, te la faccio breve, mentre sta mangiava, non vuoi che comincio a sentire un calore? Ma no. Se parte te petto e sale, sempre più forte sto calore, sai? Proprio una cosa forte, se partia te petto e salia. E ci tiene, niente, e me non c'ho brodo di purpo, tenia. Niente, giù spicciato, non funziona più, basta. Ma poi, guarda, non mi faccio manco come ve ne voglia, che ha sempre settato già, e fuma, tu disgraziato, sempre... Ma mi fa sbutare lo stomaco, mi guarda, gli l'ho fatto levare però un giovizio, l'ho scusa e sigarette. Ha fatto bravo, ha fatto buono. Mo' si pigliato un giovizio però. Che si pigliato? Se mangia le unghie. No. E non saggio come aggio fare le lulle, ma sai? C'è fessa, cuccia la dintiera. Ah, mia. Davvero? Così a giù fare, sì. Mamma mia, ma... Chiede! Si guarda, sta a me fare come ne passo, Sai che età è, dentro? Va bene, me. Gesù mio, misericordia, che calore, non se pote. Ma cazzo lo sente sto calore? Hanno congelato le mani. Con Mari. Io per una cosa era venuta. Non è che per chissà di venire un chilo di pasta che ci fa la bolognese, no? Caso su da entrare dentro mi pensava di venire un tocco, non la degno filo. Tetta? Una domanda da te fare. Ma la teia credenza? Na bocca, adentro tengo il golfo mio. Un golfo mio. Un bello golfo della natura. Tutto pilo. Ah, bebè, che bellezza. Io non lo cangiavo con niente, però, Non lo cangiavo. No. Detta mo, che stiamo allo discorso, guarda che non sono figlio da te faccio i regali, sai? Che pure Natascia mia mi ha regalato uno bello stereo. Ma come si sente? E se lo sento io vuol dire che è buono, sai? Poi, tocca a lei dico. Tutte fortune te le adesso. Bologna! Beh, tienne, non picchi, tieni, figli tuoi ci t'hanno regalato. Non cazzo! Ehi, Bologna, non è che voglio farci il calcio con il golfo mio, va? Ci ha fatto di più! Ah, fessa! Vieni da un golfo, ma! Inti, dai, filo! Ci ha portato a me! Cadi, vieni! Te, signorina? Te. Ma la documentazione 730, tutte le cose, non le pensate? Aiuto! Allo scaffale di Suso. Ah, qui di su, te la mentire, sì, che agisci comodo, sì. Va bene, mi raccomando, Ciao. Maledetta, Ida. Allora, libero il dottore, signorina. Il commercialista qui, Grazie. Sistemo tutto qua, andare, sì. Sta sistemando l'ufficio. Allora. È messo? Ha portato la documentazione? Sì, moglie, ma si è alzata alle 6 per andare stamane. E tu vai allo commercialista e poi te le fatture, controfatture. Mi dici su qui sta carta, vediamo per favore. Prego, si accomodi. Mi assedio? Sì, sì. Allora, vediamo un po'.
Su qui le carte, vedi? No. Non su qui le carte? No. O sapia, io oggi tu alzati alle 5, ci ti alzi alle 6. Maledetto sonno alla mano, sta, vedi? Non so qui le carte. Vedo che a casa sua ne entrano. Non ho capito. Vedo che lei ha diverse entrate. Diverse entrate, io devo duca. Saccio, quattro ne tengo, non c'è suo cancello, un trattore. Quattro. Voglio dire, a casa sua ne entrano. È Natale, te chiui. Che siamo una famiglia che faticamo di quell'ora, poi a Natale faccio questa festa, io mi piace poco. Non ha capito, se ci sono delle entrate, come io vedo, ci saranno pure delle uscite, o no? Peggio sta regola, ma non saccio come usi a casa tua, io, ma io a casa mia dentro caso te dai esso. Ma che cosa sta dicendo? Allora, parlerò più chiaramente. Con l'attività della sua fattoria entrano diversi soldi, giusto? Ah, i soldi in mezzo vanno buone le cose. Bene, lei ora deve scaricare. Compri qualcosa che so per la campagna. Mi serve Nancy, tengo tutto io. Allora cambi la macchina. La macchina cambio, oggi è bello. La tengo cattata nuova, fiammante degli anni 70, ci la cancia la macchina mia. E allora compri la macchina a sua moglie. Così c'è scritto adesso? Sì. Vabbè, allora ne catto una macchina piccina. No, un fuoristrada, grande. Sì, teneva la fuoristrada con la piccina, ma mangia con la grande. La settimana passata si è incappottata con la po, ma ce ne sai? Forse non ci siamo capiti, lei deve scaricare. Ah, io capito e passo innanzi, ma già io scaricare, fammi un po' comito, per quattro furgoncino almeno, no? Deve scaricare l'IVA. No, devo scaricare l'uva io. Il fuoristrada costa molto di più del furgoncino, così che lo immatricolo come tuo carro e scarica tutta l'IVA. È chiaro? Ah, ti ho capito perché c'è tutti di fuoristrada. Non sono macchine, IVA che non trovo parcheggio. Senti, dottore, e come posso fare con trasformo fuoristrada a furgoncino? Facile, si tolgono i sedili posteriori, si mettono una rete separatoria e il gioco è fatto. Ah, così funziona? Così che io mi catto una Ferrari, nelle sedi di reto, ne metto due balle di feno e diventa trattore, così? No, lei deve comprare cose inerenti alla sua attività. Ma devo comprare. Che so, io. Compri un decespugliatore. Non ha decespugliare neanche io. Come? Con tanta campagna? Mi piacciono i cespugli, potesse? Allora un trattore sarebbe un buon investimento. Con più sogra, ma sotto il trattore non per investimento. Ma quella è utopia. Guardi, faccia così, sì. Mi ascolti. Sì. Mi ascolti attentamente. Te sento. Ascolti il mio consiglio. Te sento! Si separi da sua moglie. Ci hai fatto? Dottore, gli sai qualche cosa conta, sei. Ci hai combinato da un'offerta, dimmi. Dottore, ti vedi ci ha fatto moglie, ma ti dico ci ha fatto moglie. Ma che cosa c'entra mia moglie, scusi? Capolo moglie da portare diverse entrate e uscite. Smettiamolo con questi giochetti che non mi piacciono. Io sto dicendo, si separi da sua moglie così scarica gli alimenti. Cioè? Gli alimenti che dà sua moglie, li scarica lei. Na cazzo, io da mangia io voglio un bagno, ehi! A casa nostra siamo abituati che ognuno vuole farti solo un bagno, ci stai di moglie. Lei deve separarsi per finta. Finge di separarsi da sua moglie per la finanza, è chiaro? Senti, io faccio 10 ore di fatica amara sotto un trattore tutti i giorni. Torno a casa, mi setto con mangio e dopo che spiccio di mangiare, io e moglie, ma... L'uomo, la donna? Marito e moglie? Ti lascio scaricare, moglie, ma lascio pure caricare, capito? Va bene, quando prende l'istinto, che so, va in albergo, ma si fa fare la ricevuta. Così la scarichiamo. E c'ha finanza, mi trovo che stavo con moglie, ma ci mi posso dire. Non è più sua moglie, ma la sua amante. Carne, una fiata che ne fa se corna, a moglie, ma la devo fare con moglie, ma... Bella affare che ti ho fatto io. Vabbè. Meglio che stavo a casa mia. Qui stiamo male pure con le spese mediche, Troppa salute a casa vostra. Dovete ammalarvi di più. Non ci ho detto allo virus. Quando è venuto 15 giorni di reto, dico rimani 15 giorni anni, mi sta niente a fare se ne esciuto. Va bene, ascolti me, formate una società. Chi? Lei e sua moglie. Io e mia moglie formo... Sì, poi la società compra tutte le sue proprietà. Da chi? Da lei e da sua moglie. Fatto questo non avete più nulla. Chi non ha più nulla? Lei e sua moglie. A questo punto vi fate assumere casomai come Cococò. Chi?
Vi fate assumere. Chi ci assume? Lei e sua moglie. Ma a me i soldi chi mi dà? Gli amministratori della società. E ci sono gli amministratori? Lei e sua moglie. I soldi che esci a me, chi me li dà? La persona giuridica. E certo, la persona giuridica. Lei e sua moglie, la persona giuridica paga lo stipendio alla persona fisica. E casaccio di una persona fisica? Lei e sua moglie, così in questo modo non avete più nulla, la società in perdita e come dipendenti guadagnerete molto meno. È chiaro? Oh! E carne! Le fatiche a parte scuole o i commercialisti? Sì, no? Sì. Senti, dottore, professore, ci cazzo senti qua, lo sai. Mi dica. Ma la società mia può assumere due cristiani di bene e me spada ne ho rumato da casa. Certo. Ha già pensato che di assumere. Chi? Lei e sua moglie. E va fanculo. Direttore. Buongiorno. Sì. Sì, sono arrivato in ufficio, ora, in questo momento, sì. Sì, c'è un sacco di gente in attesa, sì. Tutti in cerca di prima occupazione. È un esercito. No, nel senso che in questo periodo, capisce, cioè è un periodo di congiuntura, diciamo, no? È la crisi, sì. E per cui noi abbiamo solo delle collaborazioni part-time, capisce? Va bene. Sì, cercherò di soddisfare tutte le richieste. Ovvio, è nostro dovere, sì. Va bene, direttore, che dirle? Le auguro una buona giornata. Anche a lei, sì. Buona giornata. Che ci venite a fare all'ufficio di collocamento ancora non l'ho capito. Non ce n'è il lavoro, non ce n'è. È inutile che vi ammassate, che vi accalcate. Non ce n'è. Anche noi personale siamo sotto numero. Figuratevi che io devo fare il lavoro di diversi miei colleghi. Qua, guarda, tutto io devo fare. Un sacco di lavoro. Guarda. Tutte ste pratiche. Vabbè. Cominciamo, va. Sette orizzontale uguale alla colla. Sette orizzontale uguale alla colla. Suocera. 25 verticale, si chiede entrando. È permesso? È permesso, ci sta. Ne vuoi un cecciuveglio? È permesso. Buonasera, io avrei... Lei si dovrebbe mettere cortesemente in fila e attendere il suo turno. Quando avrà il suo turno potrà parlare. Grazie, stiamo lavorando per voi. Buonasera, io avrei bisogno... Lei si dovrebbe mettere cortesemente in fila e attendere il suo turno. Quando avrà il suo turno potrà parlare. Grazie, stiamo lavorando per voi. 18 orizzontale, si mette durante il sorpasso. Lei è l'ultimo? Si mette durante il sorpasso. Dito medio. Buonasera, io avrei bisogno... Lei si dovrebbe mettere cortesemente in fila e attendere il suo turno. Quando avrà il suo turno potrà parlare, adesso è chiaro. E quale fila tu fai con un cecciupietto? Quale fila tu fai? Senta, si mette in fila, altrimenti la caccio fuori, forza, dai. Arrivano con questa prepotenza, l'arroganza, voglio. A chi? Ehi, non spinci, ehi, uno la fiata. Scusa, torna invisibile, posso dire una cosa al signore? Cosa fa? Lei disturba un impiegato nel pieno delle sue funzioni, stia attento, io la denuncio, eh? Tocco con tanta gente, però parlo io, stato. Senta, mi dica che cosa dobbiamo fare così accorciamo la sceneggiata. Signoria, si l'ufficio di collocamento? No, l'ha detto. Chi l'ha detto? Io sono l'ha detto. Non ho capito cosa hai detto. Io sono l'addetto, l'impiegato dell'ufficio di collocamento o centro per l'impiego. O centro dell'impiegato del collocamento l'ufficio l'addetto? Io fatico. Chi?
Sì, faccia il modello. Ha detto che vuole lavorare? Sì. È la prassi, uno viene qua dentro, chiede di lavorare, fa il modello. Forza. Vabbè, se lo devo fare. Faccia il modello. Lei lo capisce l'italiano? Lei ha detto deve fare il modello. Appunto. Lei deve fare il modello. Deve fare la distinta. Ah, e se non si spiega, io come devo fare a capire io? La distinta devo fare. Con l'auspicio di essermi spiegato, prego, faccia la distinta. E quella pure la so fare. Si sbrighi che abbiamo molto da fare qui. Pure quella so fare, la distinta. Questo è scemo per davvero. Senta, può chiedere al suo cervello di rientrare dallo sciopero, ne avremo bisogno. Lei deve compilare il modulo, sa scrivere? No, ma sa c'è leggere però. E adesso chi glielo compila? Ma anche io sa scrivere. Senta, guardi, io ho studiato e ho fatto anche un concorso, mica... Vabbè, lasciamo perdere, vai, glielo compilo io. Oh, visto che non mi capiti. Va bene, cominciamo. Generalità. Mi contava un nonno mio che c'hanno carabinieri in famiglia, ma non sa c'è il generale però, eh? No, le ho chiesto questo, le ho chiesto di declinare le sue generalità. Subito. Oh. Io generalità, tu generalità, vi essi generalità. No. Egli generalito, generalito to. Egli generalito to. Senta, buon uomo, più semplicemente, nome e cognome, via. Scusa, non mi vedi? Certo che la vedo. Sono uomo io. E allora? Nomo e cognomo. Va bene, buon uomo, mi dica nomo e cognomo. Sì, nomo Luca, sì. Cognomo Catone. Tutto unito? No, staccato, per favore. Eh beh, sì, effettivamente, Luca Catone potrebbe dare adito a diverse interpretazioni. Ho avuto dei problemi in passato. Lo immagino, lo immagino. Mi dice come si chiamano i suoi genitori? I miei si chiamavano Gianca Catone e Checca Catina. Cos'è stato? Un colpo di fulmine? 54 anni sempre uniti. Meno male che non li ha sciolti mai nessuno. Vabbè, da quello che lei dice immagino che io per i suoi genitori possa scrivere... Fu. Cioè fuggi, fuggi, io rimango qui. Da quello che lei ha detto io deduco che per i suoi genitori io possa scrivere... Che sono passati a miglior vita? A dei voi che hanno fatto terra per ciglieri. Senta, per cortesia, si esprime in italiano. Ah sì, mi scusi. Buh, a da moi che hanno fatto zolle per i legumi. Lasciamo perdere. Andiamo avanti. Sì. In senso lato. Ah, in senso lato? In senso lato, in senso metaforico, andiamo avanti nella questione, rimanendo fermi lì, sul posto. Ah, sesso M. M? Non mi conosci il DGM? Ma c'è bello? A qua XL. Senta, non trascendiamo, non trascendiamo. M sta per maschio, F sta per femmina, ah, dunque lei è M. M, sì, però te costi, tra parentesi, scrivi XL che non si sa mai. Lei è celibe? Dipende. Da che cosa? Ci stavo per semeo, tutti mi conoscono. Ehi Luca, Luca, ciao! Ci stavo di pesa, non mi sapete vedi, no? Lei confonde celibe con celebre, è sposato? Ma cazzo, non si vede che sono sposato. E da dove lo dovrei vedere? Dalla filosofia della persona, no? Vabbè, sì. Sposato. Tua moglie come fa? Ste cose non c'è scritto cosa da dire. Semplice domanda, sua moglie come fa? Come fa? Casi come una picca grossa, io la ribalto sul letto e poi mi udo su quel nuovo. Senta, cerchi di capirmi per cortesia, è importante, essenziale. Sua moglie come fa? Come faceva da signorina? Ah, come faceva da signorina! Oh.
Guarda che tattica ne ha imparata, eh? Sì. Sua madre e suo padre la mandavano a prendere l'acqua con l'orsulo. E io l'aspettavo retrascritto e poi quando ne vi dire, esci malorgio! E ci vidi bidanno, scintilla. No, dico, la chiamerà in qualche modo la sua signora? Dipende. Da che cosa? Ci sta lontano, ci sta vicino. Perché se sta lontana come la chiama? Oh, ecco, vabbè. E se sta vicina? Oh, per poi. Più semplicemente, lei mi dovrebbe dire il nome e il cognome della sua signora. No, oh, davvero che ignorante questo. Io sarei ignorante. Mia moglie è donna. Sì. Nome e cognome, l'italiano Sallo, bello mio. Mi dica la nome e la cognome della sua signora. Sì, nome Sina, ecco. Cognome Cessa. Che nome è Sina, scusi? Sina, da Teresa, no? Ah, ho capito, il diminutivo. Teresa, Teresina, Sina, Cessa e Luca Catone. Presenti, noi siamo. Che destino. Mi dica, a prole? Massimamente nel suo periodo. Mia moglie c'ha le caldaie e dorme con le finestre scalassate, che dico almeno chiudi le persiane, e persiane almeno chiudi, niente, tutto aperto, e c'ha se prule a tutte le vanne, prule in terra, prule sui mobili. Come faceva a sapere che c'è la prule a casa mia lei? Prole, figli, figli prole, no, prole, figli, figli prole. Prole, figli, figlie, prole, prole, figli, figlie, ma che fa? Si mette a ballare, ma siamo in un ufficio pubblico, si contenga per cortesia. Mi dica, ah, prole? Sì, due prole e un provolone. Ecco, la mortadella la diamo noi gratis. Bene, abbiamo, guardi, abbiamo quasi terminato. Mi dica l'ultimo lavoro da lei svolto. Ah sì, io ho lavorato sempre, sa molto, cacciatore. Ah però, lei è un uomo di fatica? Come ti permetti? Ho detto, ah però, lei è un uomo di fatica. Ancora insisti? Tolgo di fatica. No, uomo a togliere. E che ci metto? Ciuccio. Ha detto che faceva il cacciatore? Sì. Cosa cacciava? Lepri? No. Cinghiali? No, no, no. Bisonti? No, no. E no, che no. Cosa cacciava? Leoni, leoni. Ah, vabbè, ma allora lei fa i safari in Africa? No, 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 no. Ho capito, in India? No, ne... In Australia? No! In Cina? No! Ne... In Giappone? No! E dove li caccia sti leoni? A Presiccia! Senta, a Presiccia non ci sono mai stati leoni. Ma perciò sto senza fatica io! Penso di andare. Dai, 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 esca fuori, esca. Dunque, l'attore principale ha avuto un malore. Ah, un trattore? Quale trattore? L'attore protagonista si è sentito male. A carnevale. Quale carnevale? Non ci siete, sta ricca, non ci sento. Passate questa, che non picca meglio. Vabbè. Sì. L'attore principale ha avuto un malore. L'ho saputo, l'ho saputo. E quindi noi abbiamo pensato a te come suo sostituto. Ma regista, io ho 30 anni in retro, la faccio a sta parte, eh. E cosa c'è? No, mi ho dimenticato tutto io. Ma no, vedrai, una volta che calcherai di nuovo il palco ricorderai tutto. Non mi ricordo niente, regista. È stato dico. Senti, guarda, io avevo anche previsto questo tuo stato d'ansia. Sì? Sì. Per cui ti ho messo un suggeritore in maschera. Sì, sicuro? Chiamalo. Si sta cambiando. No, ne chiamalo, 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 che io tengo l'ansia, tengo l'ansia. Spartaco! Spartaco! Questo è peggio di mia. Spartaco! Eccomi. Ecco, hai visto? Eccolo qua. Signoria, sei un suggeritore? La sai a parte, no? È logico, sono suggeritore. Senti, io non ci sento buono. Sì. Però se ci faccio una risata molto comunicativa, del tipo... Quando senti sta risata, via, mi ripeti il comando, capito? Però ma stare vicino, attaccato. Ti starò vicinissimo. Ma i tuoi richiami? Spartaco. Sti cazzi. Vai, vai, non ti preoccupare. Va bene, ti spiego brevemente la parte. Sì. Tu sei il conte di Ual. Me coglioni. Aria da nobile. Portamento regale. Entrerai in una casa, troverai una donna sofferente, un po' capricciosa, ma tu ti avvicinerai e le direi Margherita. E ci c'è pizzeria. Capricciosa Margherita. Tu sei il conte di Uvaldo. Conte di Uvaldo. Aria da nobile. Nobile.
entri in questo palazzo reale dove troverai questa donna sofferente, sì, perché sta per lasciare il suo amato. Ah. Tu entrerai e subito la rassicurerai e dirai: Margherita. E poi un suggeritore ti ha detto: senti, ma il regista, la Diattori sa pure che tengo un suggeritore. Sono già stati informati. Ah, ecco. Nessuno del pubblico sa niente. Ecco. Mi raccomando, usa un po' di mestiere. Sì, eh? Sì, no, oh, faccio finta. Proprio. Bravo, bravo. Perché io ricordo che tu in queste cose eri bravissimo. Sì, sì, sì. Senti, regista, mi pagati per questa parte pure? Certo, siamo dei professionisti, dai. Ma poi cosa vuoi che sia il vile danaro di fronte al successo? No, ma i soldi pensi, che vedi sa prima cosa? Vabbè, sì, vabbè, vatti a preparare. Wow, Margherita, e poi... Margherita, sì, eh? Mamma mia. Siamo tutti nelle tue mani. Sì. E qui sta la preoccupazione. Vabbè, in scena! Stanno per volgere al termine. Tra poco esalerò l'ultimo respiro e finalmente avrò la pace eterna. Andrò in paradiso insieme agli angeli e siederò alla destra del Padre e finalmente tutte le mie sofferenze avranno fine. Oh, che sollievo sarà per me. Ma prima di spirare, un'ultima cosa vorrei, un ultimo desiderio avrei. Rivedere per l'ultima volta lo sguardo innamorato del mio amato Conte Duval! Margherita! Armando, Margherita. Oh, Armando. Oh, Margherita. Dai. Armando. Margherita, Spartaco. Margherita. Armando, vedi come soffro. Margherita, Spartaco. Armando. Chi non essere. Eccomi. Era ora. Margherita. Armando. La vostra vista sola. La vostra vista sola. Un'intervista sola. Vi piace il cuor consola. Vi piace il cuor consola? Ma cosa dite, Armando? Io sono devastata dall'amore. L'amore è un perverso folletto. L'amore è diverso sul letto, eh? E provoca lutti nel cuore. E provoca lutti de cuore. Non sei sicuro di questo dire? E presto prende d'amici? L'espresso fraterni e Parigi? Alberga una terza leggenda.
alberga una terza leggenda. Alberta si è persa l'agenda. La matita. Non sapevo come ha fatto per lo sapersi. Armando, parlate. Non sembra voi siete malata. Non sempre vi siete lavata, Ma ci sono. Armando. Margherita. Armando, sappiate che io sono mutante. Sì, la mia essenza muta come il vento. Vi adoro quando siete. Vi adoro quando siete. Con le mutande e senza. Con le mutande e senza. Sono pazzo di voi. Non son cazzo di voi. Armando, dite cose deliranti. Sono inerme e solitario. Sono un verme solitario. Di croccantino. No. Avete udito? No, io non udisco proprio, che di natura. Qualcuno bussa la porta. E vai a aprire, è casa tua. Loro signori mi perdoneranno se vado a aprire. Sì, vai, bella, vai. Col vostro permesso. Vale, vale. Bravo, continua così che a me piace. Ti eseguita così che te faccio. Signori, signori! Sì. Dici d'Angella! Dici d'Angella! Sì, signori, scusate, io volevo dire... Dici d'Angella! Dici d'Angella! Sì, signori, dicevo... Dici d'Angella! L'ho detto! Dici d'Angella, sta compagna vostra, l'ha giù perduto su una fantasia, che pensa sempre... Pure. È l'unica che sa con la Dio. Dicevo. Sì. Signori, il conte Duval chiede udienza. No, no, Puccione Quinozio, aspetta, no. Il conte Duval son mi, no. Son je, no. Son io, no, no. No, 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 è no, l'unica no. Cosa che aggiunti Sabona. Tu sei il conte Duval, no, a mia, tu sei il conte Duval. Oh, no, Duval padre! Ah, padre Duval! Duval! Padre! Dov'è il? Tu capate il padre! Padre! Sono fermo nelle mie decisioni. Sono infermo nelle mie precisioni. Sono serio e positivo. Sono serio e positivo, padre. Basta dispute. Il disputarmi è sempre stato inviso. So bene di preciso. So bene di preciso. Con disputarvi inviso. Come sputarvi inviso. Per questa insana passione mio figlio ha abbandonato la casa, ha abbandonato il lavoro. Le nostre case sono state tutte abbandonate. I coloni irrompono nelle nostre case. Io non permetterò oltre. Io non permetterò oltre. Che irrompono i coloni. Che rompano i coloni. No! Non la dico, no. Uno che è curioso non la dico, perché... Giuseppe Verdi, ci dice la Ita qua, vedi, vedi. Ci sei di Gianni Vombrosa? È impazzito! E sia! E sia! E sia! E sia! E sia Conte! E sia Conte? Mi sacrificherò! No! Lascerò vostro figlio! Con mia laia! E allora con mia? Armando! Margherita! Un ultimo bacio! Una fulmine bella, vieni qua, vieni! Vaffanculo, Margherita! Oddio! Oddio, mi sento male! Mi sente male? Presto! Chiamate un dottore! Un dottore che si sente male, la signora! Chiamate un dottore! Sono un dottore! Minchia, che velocità che ha slow! Dottore, sentite se il cuore pulsa! Dottore, sentite se... Se pulsa! Se puzza! Ah,
Ancora pulsa. Ancora pulsa, carne? Dottore, ditemi tutta la verità. Dottore, ditemi tutta la verità. Parlate a cuor nudo. Parlate a cuor nudo. Direi che lei ha un leggero colpo di tosse. No, questa è nicatella. Che proprio... Tornar potessi indietro! Tornar potessi! Oh. Meo misero! Indietro me lo misero! Ah! Oh, il mondo! Ma che vita! Mondo! La mamma da... C'è detto? No, Alessio, è troppo. Armando, isolo l'anima. Ci vuole? Casta amore. Casta amore. Perdonami, Armando. Se non conoscerai mai la dolcezza del mio... Oh. Oh. Del mio... Oh. Del mio... Oh. Stanno di tivi. Oh. Oh. No, carne, quante parole ho? Cinque, c'hai il dire? Amore. 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 Ah. Mm. Sentito, babbo? Sentito, babbo. Non conoscerò mai la dolcezza di Margherita. Non conoscerò mai la dolcezza di Margherita. Che mi è ignota e a me ignota resterà. Che mi ignota e mi ignota resterà. No, no, prima diceva non bellavo, poi diceva puzzo, poi mi chiama mignotta e io lo uccido. Ha rovinato tutto. E basta. Gigi Pepararo e Cuna Jonathan. I nostri scenografi Marco Vigna e Federica Greco. Grazie. E un applauso grosso lo voglio per il comitato festa che ha organizzato questa serata con noi dei Malfattori. Grazie veramente di cuore. Bravi. Sempre estate, sempre estate. Comitato festa di Sant'Andrea, oggi è Sant'Andrea. Grazie, grazie a tutti voi. Siete il nostro pubblico, siete i nostri amici e vi ringraziamo sempre. Grazie e divertitevi con noi. Noi siamo qui per questo. Grazie. Grazie a tutti. Grazie.